1917, Coney Island. All'interno di un locale, l'Harvard Inn, scoppia una discussione fra un avventore ed il buttafuori. Il cliente si chiama Frank Galluccio e non gradisce gli apprezzamenti che il buttafuori ha appena rivolto a sua sorella. Galluccio sfodera un rasoio e colpisce due volte al volto il buttafuori, causandogli due cicatrici permanenti sulla guancia. Quel buttafuori si chiama Alphonse Capone, ma da quel momento il mondo lo conoscerà come Scarface. Alphonse Capone nasce a Brooklyn nel 1899 da genitori emigrati da Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Cresce in un ambiente degradato e si unisce da subito a piccole gang locali. Sedicenne entra nella banda di Johnny Torrio, dove conosce futuri boss del calibro di Frankie Yale e Lucky Luciano. Frankie Yale lo prende come buttafuori del suo locale, l'Harvard Inn, che in realtà è un bordello. Trasferitosi a Chicago, inizia a gestire per Torrio diversi night e bordelli. Inizia per lui un'escalation di potere e ricchezza. 3 anni dopo, nel 1924, uccide in un bar un certo Joe Howard. Il procuratore McSweeney accusa allora Capone di essere l'omicida, ma non riesce a farlo condannare, perché i testimoni hanno delle amnesie nel ricordare l'identità dell'assassino. Sempre nello stesso anno, la gang di Torrio entra in conflitto con la banda di Bugs Moran. In un agguato, Torrio rimane gravemente ferito, decide allora di tornare in Italia e lasciare il comando dell'organizzazione a Capone. Lo stesso Capone fu vittima di una dozzina di tentativi di omicidio da parte di Moran, riuscendo sempre a salvarsi. Nel periodo successivo, Capone si rese responsabile di alcuni efferrati delitti che gli diedero notorietà presso l'opinione pubblica statunitense. Vediamone alcuni. Nel 1925 il gangster Lonegan con due suoi uomini. Nel 26 fu il turno del procuratore McSweeney, quello che 2 anni prima lo aveva accusato di omicidio. Per questi assassini venne nuovamente accusato di omicidio e nuovamente venne scagionato per mancanza di prove. Poco dopo Capone fa uccidere il suo ex datore di lavoro Frankie Yale, che si era nel frattempo schierato con Bugs Moran. Dopo 3 anni di continue lotte fra le strade di Chicago, nel 1929 manda 3 uomini vestiti da poliziotti che simulano un'irruzione in un garage al 2122 di North Clark Street, quartier generale di Bugs Moran. I 3 finti agenti trovano 7 uomini di Moran, li fanno allineare lungo la parete, come in un normale controllo di polizia. Poi li fucilano alla schiena con mitragliatrici Thompson. L'operazione passerà alla storia come la strage di San Valentino. Nello stesso anno attirò in una trappola Giovanni Scalise, Alberto Anselmi e Joe Giunta, 3 mafiosi siciliani che gli avevano causato grandi problemi.
li invitò a cena e poi li uccise con una mazza da baseball, prima che i suoi uomini li finissero a colpi di pistola. Nel 1930 viene dichiarato nemico pubblico numero uno dalla stampa e dal capo dell'FBI, J. Edgar Hoover. Il caso fu affidato all'agente speciale Elliot Ness, che formò una squadra di funzionari, esperti ed incorruttibili, che si erano guadagnati il nomignolo di intoccabili. Gli uomini di Ness lo incriminarono per evasione fiscale e traffico di alcolici. In tribunale, Capone si presentò sicuro di sé. Aveva corrotto tutti i giudici popolari. Ma all'ultimo, la giuria venne sostituita da una completamente nuova, che venne messa sotto protezione. Il processo si concluse con una condanna ad 11 anni di carcere. Sette anni dopo, i medici di Alcatraz lo liberarono per demenza, derivante da una sifilide contratta da giovane. Morì nel 1947, a soli 48 anni.